L'azienda agrituristica Dazze di Marcheno, in prossimità del parco Rovedolo, sulla sponda idrografica a sinistra del fiume Mella, incastonata nei boschi cedui delle colline che salgono fino ai monti di Lumezzane, è luogo ideale per trascorrere con la famiglia le festività pasquali. Il menù di queste feste si rifà all'antica tradizione triumplina, particolarmente curato anche nella selezione di vini e accompagnato da dolci fatti in casa con piccoli frutti curati nel frutteto dell'agriturismo. A Pasqua, come tutti gli anni, prepareremo un menù non alla carta, Io con purtroppo in questo piatti paese tipici qui sono. capretto, tutti i casoncelli, piatti diciamo classici della cucina bresciana. Come dolce? Abbiamo una cheesecake ai frutti di Piattissimo, è bosco, bella. un dolce diciamo Sì, eh. che a noi va tantissimo e piace molto. E poi c'è la colomba classica. Sarà possibile gustare dei buoni vini? Certamente, noi offriamo sempre un vino della nostra selezione durante le cerimonie e poi abbiamo circa un centinaio di etichette, si può bere quello che si vuole. Prenotazione gradita. Tanto Sempre. posto anche per le famiglie e i bambini. Sicuramente, sì, questa è una zona dove le famiglie e i bambini possono venire tranquillamente, dove i bambini non hanno nessun pericolo, infatti con le famiglie si lavora molto bene perché non siamo sulla statale e i bambini possono girare e divertirsi. Abbiamo anche una piccola area giochi dove possono far di tutto, diciamo. Dopo il pranzo di Pasqua, per chi ha voglia, una bella camminata nei boschi. Sicuramente le passeggiate in questa zona sono quasi illimitate perché si può andare a Sant'Emiliano, si può andare nella Val Larga, si può andare di fronte anche in Carignano, dunque non c'è nessun problema. La trompia per tutti. Sempre Valtrompia, speriamo che la nostra valle, che secondo me è sempre un po' denigrata a confronto delle altre valli, possa in un futuro riprendersi e far vedere quello che può offrire. L'agriturismo d'Azze è facile da raggiungere sul pianoro di prati ben coltivati all'imbocco della Valle Vandeno, dove passa il frequentatissimo sentiero Brigate Garibaldi. Una lapide è posta anche sul muro della quattrocentesca cascina dell'agriturismo, nascondiglio partigiano in tempo di guerra, che porta ancora i resti di un antico affresco. La Una ricca sì, è collezione di un vecchi arnesi cassonone e per la strumenti da famiglia. lavoro arricchisce l'ambiente con la cultura delle tradizioni locali, un luogo ideale per un giorno con la famiglia.